La scelta è stata subito quella di farlo perché la prima reazione a quell'immagine, a questa vicenda, è stata quella dell'indignazione. E quindi su quest'onda, insomma, poi chi fa documentari, noi siamo specializzati in documentari anche se sono d'accordo con la definizione di film, e ovviamente c'è una motivazione che ci ha portato a fare queste scelte ed è quella di intervenire in qualche modo sulla realtà con cui di raccontarla. E una vicenda come questa che ti lascia atterrito, ti lascia mutolito, per chi fa questo mestiere diciamo, è la storia da raccontare, è qualcosa che senti di dover raccontare. Poi non avevamo chiarissimo in mente come sarebbe stato questo film, sapevamo che sarebbe stato un film di denuncia, abbiamo raccolto i finanziamenti e questo non è una strada facile, e sapevamo che c'erano queste immagini, naturalmente ne abbiamo subito parlato anche con Grazia e con la famiglia. Non pensavamo, non sapevamo ancora quanto queste immagini avrebbero pesato nel film. È stata una scoperta per noi della produzione, Costanza probabilmente l'aveva molto più chiaro fin dall'inizio, ma per noi è stata una scoperta progressiva. E la difficoltà per noi, e qui è quello che vorrei dire come testimonianza di produzione, è stata quella di fare una scelta, cioè nel momento in cui ci siamo resi conto che questo film non era solo un film di denuncia che comunque resta tale, ma è anche un'opera artistica in cui si sceglie una strada espressiva radicale, forte. La nostra scelta come produttori è stata quella di, anzi il nostro dubbio, sostenere questa strada, quindi anche diciamo, di fronte ai condizionamenti che questa strada comporta, perché produrre un film significa discuterne con Rai 3, per esempio, oltre a Vianello, cioè Fabio Mancini e Catrica Lanzara che hanno sostenuto il film fin dall'inizio, ma anche con loro c'è stata una dialettica su questo. Produrre un film significa contributi istituzionali con relativi condizionamenti che ti portano. Insomma, alla fine abbiamo scelto di non solo essere quelli che trovano i finanziamenti e quindi le condizioni economiche perché un film si faccia, ma anche garantire a questo film la libertà espressiva che è quella che avete visto sullo schermo. Il film 87 ore arriverà in sala a Roma e a Milano con Cineama il 23 novembre, invece il 28 dicembre lo troveremo su Rai 3, la Rai 3 di Andrea Vianello. Perché? No, ma non la Rai 3 di Andrea Vianello, la Rai 3 di Rai 3, che è una rete con una storia straordinaria e anche dei gruppi di lavoro straordinari, tanto che io oggi sono qui, diciamo, un po' abusivamente, perché penso che meriterebbe di stare più qui Anna Maria Capricola e Fabio Mancini, che hanno seguito questo progetto passo passo, come lo deve seguire una rete che collabora alla produzione ma deve lasciare appunto piena libertà artistica. Noi siamo molto fieri di poter ospitare questo nuovo lavoro di Costanza, che ha con noi una lunga tradizione. Parlavamo prima di quando ha iniziato le prime collaborazioni con Rete, però insomma nella straordinaria maturità ora della sua carriera da cineasta, un anno e mezzo fa mi pare abbiamo mandato col fiato sospeso, che era il suo fenomenale e altrettanto duro lavoro su quanto accaduto al laboratorio di chimica di Catania. È una storia, quella di Mastrogiovanni, che, permettetemi un piccolo ricordo personale, mi colpisce particolarmente. Siamo qui sullo stesso palco con Grazia e insieme abbiamo fatto sul caso Mastrogiovanni per primi, credo, su Rai 3, Mi Manda Rai 3, nel 2010, aprile del 2010, abbiamo denunciato noi il caso di quanto accaduto a suo zio, abbiamo mandato dei frammenti consistenti di quelle immagini che oggi avete visto ricostruite con una chiave narrativa artistica, di denuncia, ma anche di scelta linguistica e narrativa da parte di Costanza. E quindi il documento giornalistico sul caso Mastrogiovanni lo abbiamo colto subito, perché abbiamo pensato davvero che lì fosse accaduto qualcosa che gli italiani dovevano sapere. E ricordo il grande ascolto che fece quella puntata di Mi Manda Rai 3, che era un ascolto consapevole, cioè di chi tutto a un tratto capiva cosa voleva dire in certe zone d'Italia fare un TSO e in che condizioni poi venivano trattati i pazienti. Quindi no, detto in certe zone d'Italia, poi sappiamo che le cose buone come le cose cattive sono a macchia di leopardo. In Italia ci sono cose buone, cose cattive, ma non sono naturalmente divise tra nord e sud o tra zone geografiche, tra persone che lo fanno bene il proprio lavoro e persone che non lo fanno. Però insomma quell'occhio implacabile che ci ha accompagnato adesso durante la proiezione di 87 ore è un occhio di verità, è una verità molto dura, molto cruda. Noi crediamo che sia un'operazione culturale anche molto forte su cui ci assumiamo la responsabilità. Come servizio pubblico credo che questo sia uno di quelle sfide che una rete pubblica, in particolare la nostra, che ha una tradizione identitaria nel racconto della realtà e anche nel racconto delle denunce sociali, credo che sia un nostro dovere. E quindi qui insomma c'è un po' l'equintessenza di quello che può essere la mission della nostra rete, vale a dire il sostegno al cinema indipendente, va all'interno della struttura DOC3, ma anch'io condivido che le definizioni ormai per i linguaggi narrativi sono molto labili. È un doc, sì, un doc, un docu, ma è un film, insomma no. A me non interessa molto che cos'è, è 87 ore e va dentro a questa nostra, diciamo, marchio, però insomma quello che ci interessa è il marchio 3 e pensiamo appunto che in questa opera che è di denuncia, che è di sensibilizzazione, che è anche di provocazione, che è anche di arte, che è anche pienamente cinematografica, ci sia la natura del servizio pubblico. Sì, no, rispondo, è una seconda serata e stiamo lavorando con Anna Maria proprio per capire se è necessario un'introduzione che possa accompagnare i telespettatori in questa esperienza, però vorrei dirti appunto che sono temi di cui parliamo spesso, non è un caso appunto che l'episodio drammatico dello zio di Grazia sia stato oggetto in quel caso di una trasmissione, tra l'altro quella trasmissione lì del 2009-2010, mise a confronto già i responsabili, fu anche un confronto molto aspro e molto duro. È chiaro che sono temi che Rai 3 tratta e declina in tante sue trasmissioni, qui penso che vada preservata la natura proprio artistica del film di Costanza, quindi che questo debba andare in onda nel suo spazio privilegiato. Poi è possibile che, questa è una cosa di cui parleremo, magari parleremo anche con i produttori, con Costanza stesso, capire se sentiamo l'esigenza, se pensiamo che possa valorizzare anche una piccola introduzione, come un tempo si faceva quando il film del lunedì veniva introdotto, no? E lo ricordiamo con un po' di rimpianto. Esatto, da Vieri Razzini, da Claudio Ciffava, dai grandi critici che ci hanno insegnato a leggere il cinema. Vediamo di capirlo, però ecco, non finisce qui il nostro impegno su casi come quello di Mastrogiovanni e gli altri. È un impegno costante. Luigi Manconi sa bene come siamo stati sempre molto attenti a questo. Ricordo una presa diretta molto tosto lo scorsa stagione su alcuni casi di detenzione, in quel caso da parte di forze dell'ordine, di cittadini italiani che poi non sono tornati a casa. Quindi siamo in prima linea su questo e su altri casi.